Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Caro TG. Vediamo insieme i titoli principali della giornata. Sale a 104 il numero dei contagiati in provincia, 11 in più. Si registra purtroppo il decesso di un anziano riminese. Anche Rimini vieta palestre e piscine pubbliche oltre ai centri per anziani a causa del virus. Il vescovo Lambiasi rivolge un messaggio ai riminesi nel difficile periodo del coronavirus. Anche queste giornate possono essere occasioni di bene. Domani la messa in diretta su Icaro TV e Radio Icaro. A Viserbella i cittadini chiedono di preservare lo spazio verde che durante i lavori del lungomare è destinato a ospitare un parcheggio e il mercato. Ci possono essere alternative, spiegano. In provincia di Rimini sfondato il muro dei 100 contagiati, ma rispetto agli ultimi due giorni l'aumento dei casi di persone positive rallenta. Da segnalare purtroppo il decesso di un anziano riminese, il servizio. Sono 104 le persone positive al coronavirus nel riminese, 11 i nuovi casi registrati, in diminuzione rispetto agli ultimi due giorni. Si tratta di 9 pazienti maschi e 2 donne. Di questi, 7 sono a casa in isolamento volontario in quanto presentano sintomi lievi, mentre 4 sono stati ricoverati in ospedale. Rimini resta però la terza provincia in regione con più casi, dietro solo a Piacenza e Modena. La maggior parte delle persone infette, circa l'80%, è concentrata nella zona sud. Complessivamente sono 600 i cittadini in quarantena. E mentre oggi 4 pazienti sono stati dimessi dagli infermi, purtroppo arriva la notizia del primo decesso della provincia. Si tratta di un 89enne riminese già affetto da altre gravi patologie. Intanto l'AUSL informa che, considerato il rapido evolversi del quadro epidemiologico del coronavirus, in via precauzionale preventiva è stato deciso di attivare una sospensione dell'attività chirurgica non urgente e procrastinabile, così come di alcune attività ambulatoriali a loro volta non urgenti, in particolare alcune determinate tipologie di prestazioni, come per esempio quelle odontoiatriche, di otorino e broncoscopiche. Con lo stesso fine, aggiunge l'azienda sanitaria locale, si è deciso un rallentamento delle attività di screening oncologico per un periodo di 2 settimane. Ad avvertire gli utenti penserà la stessa AUSL, che si occuperà anche di riprogrammare le varie prestazioni. Intanto oggi anche il Comune di Rimini ha emanato un'ordinanza simile a quella che ieri hanno emanato i 12 comuni della zona sud della provincia. Disposta la chiusura per le palestre e piscine pubbliche. Stop anche all'attività dei centri anziani, che però già ieri avevano autonomamente comunicato la decisione di chiudere. E obbligo del rispetto della distanza minima nei pubblici esercizi, evitando assembramenti. Misure simili comunque saranno estese a tutta la regione, ha spiegato il commissario regionale Sergio Venturi nella conferenza di oggi pomeriggio. Vediamo. Non parlo più di centri ricreativi, segnalo che molti comuni già hanno chiuso queste attività, segnalo anche che siamo vicini o attraverso un provvedimento nazionale, il famoso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è in fase di pubblicazione, in fase di divulgazione, o attraverso un decreto del Presidente della Regione, le misure di restrizione rispetto ad attività di carattere sociale non utili e non indispensabili in questo momento saranno prese a livello regionale. Ci sono persone, come ci sono 62.000 persone in questa regione, che lavorano tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, e ricominciano, che sono i dipendenti del servizio sanitario regionale e che si fanno carico di curare in questo caso le persone, e lo fanno nel migliore dei modi. Fidiamoci del nostro servizio sanitario, diffidiamoci invece, se non si può dire, ma dico lo stesso, di persone che invece non trovano di meglio che diffondere il panico in una situazione che non ne ha bisogno. Mi auguro, da ultimo, che quando ci rivedremo la prossima volta avremo questa conferma, che oggi diamo come elemento di speranza, non come elemento di certezza,
e quindi che riusciamo anche a rifiatare, a far rifiatare le persone. Ce ne sono alcune che da 15 giorni, anzi da 16 giorni, incessantemente lavorano rispetto all'affronto di questa emergenza. Domani alle 11 la messa celebrata dal Vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi, sarà trasmessa in diretta su Icaro TV, su Radio Icaro e sul sito newsrimini.it. In un momento in cui le celebrazioni non possono essere svolte coi fedeli, un modo per cercare di tenere unita la comunità di fedeli riminesi, comunità alla quale il Vescovo ha indirizzato oggi una serie di riflessioni su come vivere cristianamente queste giornate difficili. Il messaggio integrale è disponibile sul nostro sito newsrimini.it. Ve ne proponiamo alcuni passaggi. Cari fratelli, vi sento davvero vicini e mi sento particolarmente vicino a tutti voi. Stiamo soffrendo. Arrivare addirittura a celebrare una domenica senza poter celebrare l'Eucaristia, penso che sia la sofferenza più acuta. Ci manca il popolo di Dio, però lo sappiamo, non possiamo dimenticarlo, non ci manca il Dio del popolo, ci manca la celebrazione eucaristica, ma non ci manca il frutto della celebrazione, che è la comunione. Il pane dei talenti, ma anche dei limiti, anche questo è un pane che possiamo condividere con i nostri fedeli. I talenti il Signore ce l'ha dati per il nostro servizio. C'è un detto in Romagna che recita: ogni bambino viene al mondo con il suo fagottino, abbiamo dei doni da spendere, nel senso da condividere, ma anche il pane dei nostri limiti, il pane dell'amore e del perdono. Sopportatevi gli uni gli altri, accoglietevi gli uni gli altri, ci dice il Signore, è il pane della comunione, ma anche il pane della gioia e del dolore. Rallegratevi, ci ricorda San Paolo, con quelli che sono la gioia e piangete con quelli che sono nel pianto. Quando noi viviamo nella gratitudine per il poco che abbiamo, allora possiamo sperimentare anche la gratuità nel donarci per la vita, per il bene di tanti nostri fratelli e sorelle. Permettetemi allora di benedirvi con la benedizione mia preferita, che il Signore sia davvero davanti a voi per guidarvi, dietro a voi per difendervi, accanto a voi per accompagnarvi, proteggervi e consolarvi. Grazie, cari fratelli, grazie per quello che state facendo, che state vivendo, per la passione, lo zelo che state mettendo, perché siete, continuate ad essere sempre a servizio del Signore, dei fratelli e delle sorelle. Grazie di cuore. E il messaggio integrale del Vescovo andrà in onda su Icaro TV alle 20 e alle 20.55. Sempre per l'emergenza coronavirus, il 40° campo lavoro missionario diocesano è rinviato ad ottobre. L'iniziativa, che coinvolge tutto il territorio della diocesi con diversi centri di raccolta, era inizialmente programmata per il 28-29 marzo. Nei prossimi giorni sarà data l'indicazione delle date precise. Non è sospesa invece la lotteria del campo lavoro. L'estrazione è stata posticipata al 7 maggio. Anche gli appuntamenti collaterali, gli incontri con le scuole sono rinviati a data da destinarsi.
è tornata nella stessa gioielleria dove il giorno prima era riuscita a rubare un bracciale in oro e una catena in oro per un valore complessivo di 1800 euro ed è tornata appunto per colpire ancora. Ma i proprietari della gioielleria in via Garibaldi a Rimini si sono accorti del furto e hanno chiamato la polizia. La ladra, una 27enne di origini indiane residente a Sinigaglia, è stata messa alle strette e non ha potuto fare altro che riconsegnare il monile. Dalle immagini della videosorveglianza è emerso che il giorno prima, nello stesso negozio, aveva rubato un bracciale in oro da 800 euro e una catena, sempre in oro, da 1000 euro, infilandoseli nella tasca. Al polso, inoltre, aveva un vistoso bracciale in oro bianco che è risultato rubato in un altro negozio del centro storico di Rimini. È stata arrestata per furto aggravato. Mentre proseguono i lavori per il nuovo lungomare e la nuova viabilità di Rimini Nord, a Viserbella diventa un caso l'area verde tra via Zambianchi e via Porto Palos, destinata nell'immediato a ospitare un parcheggio e un mercato. Molti cittadini chiedono però di rivedere i piani, il servizio. Il progetto è ancora in via di definizione, ma la notizia che si interverrà sulla storica area verde della frazione non lascia indifferenti i cittadini di Viserbella, che oggi, a debita distanza di sicurezza tra di loro, si sono ritrovati per chiedere di cercare alternative che preservino il valore aggregativo di quell'area. Di proprietà privata e gestita dal comune, l'area ospita un campo da calcio e altri giochi curati dai Civivo. Con i proprietari è stata stipulata una locazione temporanea per destinarla a parcheggio e sede del mercato di Torre Pedrera durante i lavori per il nuovo lungomare. L'amministrazione al momento prende in affitto tutta l'area, spiega l'assessore Frisoni, ma quanta e come ne servirà è ancora in via di definizione. I cittadini chiedono però di essere presi come interlocutori. Per noi non è un problema se quest'area è stata identificata a ospitare il mercato, chiediamo solamente che si utilizzi un minimo di criterio, cioè uno spazio così di oltre 6.000 metri quadri di verde, trasformarlo in un parcheggio con ghiaia o addirittura asfalto è una cosa assurda. C'è la possibilità e diamo una mano, aiutiamo l'amministrazione, l'abbiamo sempre fatto, siamo pragmatici in questo. Per noi non è un problema se il mercato viene a Viserbella, anzi sicuramente per la nostra attività turistica è premiante. La cosa ideale sarebbe che non si devastasse questo spazio, perché comunque è di bambini. Noi siamo disponibili, ci rendiamo disponibili come l'abbiamo sempre fatto, vogliamo essere resi partecipi e poter dire la nostra. Insieme una soluzione si trova di sicuro. Per il futuro il PSC riconosce quell'area come urbanizzabile e i proprietari hanno presentato lo scorso anno una manifestazione di interesse. Anche in questo caso però, ribadisce l'amministrazione, il progetto è tutto in definizione e dovrà passare in consiglio comunale. Passiamo invece ora al calcio. Finisce senza reti l'allenamento congiunto disputato allo stadio Romeo Neri questa mattina a porte chiuse tra Rimini e Cattolica SM. Nel primo tempo i biancorossi di mister Colella hanno colto due traverse con Gerardi e Arlotti. Per i giallorossi di mister Cascione l'occasione più clamorosa è stato un diagonale di Gaiola uscito di niente. Nella ripresa girandola di sostituzioni per i due tecnici. Un buon test per le due squadre in vista della ripresa del campionato in programma per il Rimini sabato 14 marzo a Fermo. La preparazione dei biancorossi riprenderà lunedì pomeriggio. Intanto la Lega Pro ha comunicato oggi che fino al 3 aprile le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sport. E questa sera alle 20.35 su Icaro TV torna l'appuntamento con Tikva, gli intrecci della speranza. Queste le storie di oggi. Il viaggio di un gruppo di studenti riminesi in un ex campo di sterminio della Polonia nell'ambito dei progetti della memoria della Shoah. Da Verona l'incontro tra studenti e detenuti in un progetto su legalità e prevenzione delle devianze giovanili. In provincia di Trapani, dove un parroco ha promosso un'originale iniziativa, suonare le campane ogni volta che nasce un bambino. Da Benevento invece l'incontro con Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, che ha raccontato con un libro la sua famiglia particolare. Vediamo un'anticipazione. Camminare nei luoghi della tragedia per vedere con i propri occhi la storia, fuori dalle pagine dei libri, ed essere così testimoni per il futuro. Questo è uno dei tanti pensieri raccolti durante l'ultimo viaggio studio ai luoghi della memoria, organizzato dall'Ufficio Attività Educazione alla Memoria del Comune di Rimini, a Majdanek, campo di concentramento e di sterminio alle porte di Varsavia. Viaggio che ha coinvolto un gruppo di ragazzi delle classi quinte di alcuni istituti superiori riminesi.
si affrontano i temi legalità, esclusione sociale e responsabilità individuale verso la società nel progetto Vedo, Sento, Parlo, il valore delle regole e l'esercizio della legalità. La proposta è focalizzata nell'incontro tra detenuti e studenti per creare comunicazione tra chi ha giocato, per così dire, fino all'estremo le proprie carte e chi ancora della propria vita ha molto da scrivere per crescere in modo consapevole in una fase delicata della propria vita. Campane a festa per la nascita di un nuovo bebè. Succede a Castellammare del Golfo, cittadina in provincia di Trapani, meta turistica conosciuta per la baia di Guidaloca, i faraglioni e la tonnara di Scopello e per le tante attrattive che offre al visitatore. L'idea di suonare le campane a festa per ogni nuova nascita è del parroco della chiesa di Maria Santissima Addolorata, Don Salvo Morghese, che attraverso i social ha annunciato ai fedeli che d'ora in poi i rintocchi delle campane delle chiese di Santa Rita e del Santissimo Crocefisso non suoneranno solo per le solennità o per comunicare un funerale, ma anche per annunciare una nuova vita che arricchisce la comunità. Ci vediamo a casa, la bellezza e altri meravigliosi disastri è il titolo del vostro ultimo libro. Quali sono questi disastri? Ma i disastri della quotidianità delle famiglie, nel senso che le famiglie sono qualcosa di molto bello ma anche di molto complicato. Noi in questo libro cerchiamo di non nascondere nulla, ci siamo messi in gioco, che non vuol dire mettersi in piazza ma vuol dire cercare di raccontare cose che possono essere utili anche ad altre persone. È un libro nel quale cerchiamo di non essere i primi della classe perché non lo siamo e dove raccontiamo le dinamiche di una famiglia quotidiana. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi un buon proseguimento di serata.